Ciao a tutti, la diretta è iniziata. Adesso vado a collegarmi anche sul computer per poter seguire i vostri commenti, che a volte dal cellulare dove sto, come dire, trasmettendo non riesco a vederli. Datemi un attimino di tempo. Intanto aspetto che un po' di voi si colleghino, si connettino. Ecco, arrivano le prime persone. Ciao Santina, vedo che sei arrivata. Tanto piacere sempre di vederti, di sentirti. Piano piano le persone arrivano. Vi chiedo appunto di cominciare magari a mettere qualche commento, così io vedo se lo vedo sul telefono o se invece devo seguire i vostri commenti ancora, anche questa volta ciao Marina, ecco Santina, vedo no, ecco i vostri commenti. Ciao, buonasera Tina. I vostri commenti li vedo sul computer. Va bene così, procediamo anche questa volta in questo modo. È un piacere ritrovarvi dopo, diciamo, le mie ferie. Magari qualcuno di voi deve ancora andare in vacanza, ve lo auguro. A cosa servono le vacanze? Beh, servono per ritemprarci, per rimetterci in forma, ricollegarci con la nostra parte più felice, più serena, quindi con la nostra vera essenza. Buonasera Martina, ciao Anna, grazie che state arrivando. Ogni tanto guardo giù i vostri commenti. E quindi vi invito a prendere delle vacanze, a dedicare un tempo per il vostro benessere, anche se non è una lunga vacanza, basta una gita di una giornata, andare in posti che vi piacciono, fare cose che vi piacciono, perché questo nutre la vostra sensibilità. Questa serata oggi è dedicata alle persone sensibili. Quindi, diciamo, tutto il mio lavoro in genere è dedicato alle persone sensibili perché sono proprio le persone con cui vi piace lavorare. Persone che hanno altruismo, che sono generose, che amano spendersi per gli altri, bellissime persone veramente, che hanno solo un grande problema, che non riescono ad avere l'impatto che vogliono nella loro vita quotidiana, nel loro circostante. Se non ricevono l'approvazione, se non ricevono, diciamo, il contesto giusto, fanno fatica a imporre quello che sono i loro bisogni, i loro desideri, il loro modo di vedere le cose, quindi rimangono spesso indebolite, deluse dalle situazioni, dalle persone. Magari danno molto e ricevono poco in cambio. Chi mi conosce, e qua ci sono un bel po' di persone che mi conoscono, sa che amo aiutare le persone sensibili, amo aiutarle a diventare più forti per essere prima di tutto loro soddisfatte e poi riuscire a creare la vita che vogliono. Oggi sono felicissima di invitarvi al nuovo evento che ci sarà a settembre, dal quale poi partirà tutta una nuova stagione di lavoro che sto mettendo a punto, che ho messo a punto anche grazie alle esperienze di crescita e di svago che ho fatto quest'estate. Sono felicissima di invitarvi alla mia masterclass gratuita, forte e sensibile di settembre, che sarà anche nuova nelle sue, diciamo, fondamenta e nelle esperienze che vi proporrò. Ho già messo su Bridges of Light un post per invitarvi alla masterclass gratuita, forte e sensibile, e ringrazio le decine di persone che hanno risposto. E chiunque di voi oggi è presente, sia chi l'ha già fatta e che vuole rifarla, sia che perché è cambiata, è nuova e sarà nuova, sia chi invece non l'ha mai fatta, potete candidarvi e iscrivervi alla masterclass gratuita di settembre, forte e sensibile. E quando sarà, lo dico subito così poi passiamo alla nostra serata, sarà il 10, l'11 e il 12 settembre, e questa volta ci saranno due edizioni, in genere sempre alle 21 per permettere alla maggior parte di persone di partecipare, però questa volta ci sarà un'edizione speciale alle 12 di mezzogiorno,
per chi invece ha tante volte ha voluto partecipare e non è riuscita perché alle 21 ha dei turni e lavora, perché ci sono anche persone appunto che hanno turni e alle 21 non possono, ok? Quindi potete poi scegliere la data, l'edizione, l'orario in cui preferite partecipare. Per candidarvi a questa opportunità basta che scrivete nei commenti info e io vi poi manderò tutti i dettagli. Siete tutti invitati con gioia a partecipare e in questi 3 giorni che faremo, come anche questa sera, andremo a parlare di questo tema per me molto molto importante, come sviluppare forza interiore pur mantenendo la nostra sensibilità. Se vi siete mai sentite travolte dalle emozioni, troppo vulnerabili di fronte alle difficoltà della vita, incapaci di stabilire dei confini sani con le persone intorno a voi e di mettere i vostri bisogni sul tappeto, diciamo, della vostra vita, delle vostre relazioni, questa masterclass fa per voi, come dire, è il posto giusto dove provare ad essere. E quindi spero di avervi miei ospiti. Sempre per prenotarvi o per candidarvi, scrivete info nei commenti e vi darò tutti i dettagli per partecipare a questi 3 giorni, che sono poi 3 ore e mezza così, di lavoro in 3 giorni diversi, di sviluppare, creare nuove emozioni, nuove sensazioni. Nuove percezioni di noi stessi, delle nostre possibilità, delle nostre opportunità, perché la vita è fatta di opportunità e noi abbiamo bisogno di saperle cogliere e di andare oltre i nostri limiti. Vedo che già qualcuno scrive info, dopo vi manderò tutte le informazioni. Grazie, qualcuno di voi l'ha già scritto, vi ho già scritto, poi vi manderò tutto, nei prossimi giorni. Ma passiamo a quello che è il tema che tratteremo in quei 3 giorni, ma cominciamo ad esporlo, a metterlo in campo già da oggi, no? Cosa vedremo insieme questa sera? 3 errori che impediscono alle persone sensibili di essere forti e di sviluppare la forza. Come essere più forti può trasformare la vita delle persone sensibili, come già ha trasformato a tante di noi, anche di voi che siete qua presenti. E poi, appunto, 3 falsi miti sullo sviluppo della forza per le persone sensibili, che hanno anche lì, fatto pensare che questa cosa fosse impossibile, che ci fosse, come dire, una discrepanza tra unire la sensibilità e la forza. E alla fine faremo una breve meditazione finale con gli angeli, come mi piace fare qua su Bridges of Light, è il canale dei ponti di luce, quindi io, quando si va sui ponti di luce, chiamo gli esseri di luce che ci possono aiutare sempre nella vita. Ci accompagnano, ci mostrano delle possibilità, delle opportunità, ci guidano e ci favoriscono nella capacità di vedere qual è il nostro bene e di prendere le scelte, le decisioni giuste verso quello che ci fa del bene. Ok? Vi chiedo di scrivere nei commenti se avete delle domande su quello che vi ho detto, se ci sono delle richieste anche per riguardo la vostra sensibilità, cioè che problema avete voi con la vostra sensibilità e quali sono, diciamo, magari delle esigenze che potete avere, perché comunque è sempre importante avere la consapevolezza, no? La consapevolezza di quello che sono le nostre esigenze, i nostri bisogni, di come si manifesta la nostra, come si manifestano le nostre difficoltà, perché è indubbio che le persone sensibili hanno delle difficoltà nel relazionarsi con se stesse in primis e poi con gli altri e con le situazioni della vita. Quindi andiamo a vedere quali sono, diciamo, le cose che ci impediscono di diventare forti o che ci hanno impedito nel corso della nostra storia. Spesso si confonde la sensibilità con la debolezza perché l'abbiamo sperimentata insieme, ci siamo sentiti deboli e questa debolezza ci ha portato a sviluppare la sensibilità. Però essere sensibili non significa essere deboli, non significa essere sottomessi, non significa non avere forza. Questo è quello che pensava Valentina, potete vedere la sua testimonianza sul mio profilo di qualche mese fa.
E lei proprio declinava, diceva lei stessa, declinava la sensibilità con la debolezza. E la portava questo a reprimere, no, le sue emozioni, le sue richieste. Non riusciva a decidere, non era libera di scegliere, non era libera di decidere. E grazie già al primo passaggio con la masterclass ha compreso che la sua sensibilità è un punto di forza. E poi già subito, poi si è iscritta anche al mio percorso successivo e cosa ha fatto? Ha cominciato già a prendere delle piccole decisioni per il suo benessere, per rafforzarsi, per ascoltare nel profondo quelle che erano le sue esigenze e smettere di bypassare quello che sentiva e cominciare a dargli una possibilità nelle sue azioni, nelle sue decisioni. Quindi uscire anche da delle situazioni di costrizione e crearsi delle vie di fuga, delle vie alternative per stare bene e non essere sempre sottoposta a delle situazioni difficili. L'altra cosa l'altro errore in genere che si fa, che impedisce alle persone sensibili di essere forti, è di sottovalutare l'importanza dei propri bisogni. Sottovalutare l'importanza dei propri bisogni e a volte anche il bisogno di mettere un confine. Le persone sensibili tendono a soddisfare sempre i bisogni degli altri, a mettere i bisogni degli altri davanti ai propri, a non stabilire dei confini chiari e spesso a prosciugarsi e non darsi il permesso poi di realizzare quello che sta a loro, a cuore per loro e quindi non mettersi in gioco, rinunciare, non so se questo vi risuona, volevo dare un'occhiata ai vostri commenti. Buonasera Maria. Giusy dice: a volte mi sento ingannata e manipolata. Questo succede perché abbiamo molta fiducia nelle altre persone e quindi pensiamo che le persone sono altruiste come noi, sono persone dedicate agli altri e che vogliono anche il bene degli altri, invece tante volte le persone con cui le persone sensibili si accompagnano sono invece persone che prendono, quindi che non prendono per sé, quindi cercano di portarti dove vogliono loro, ma non per cattiveria, perché quello è il loro schema. Anche la sensibilità, l'altruismo è uno schema, no? Di donarsi agli altri, di trascurare se stessi per gli altri. Però ci sono altre persone che hanno sviluppato lo schema opposto, cioè quello di prendere dagli altri per sé, per avere quello che vogliono loro. E quindi qui si stabilisce proprio quell'aggancio vittima e manipolatore che fa sì che proprio le persone sensibili spesso cadono poi nella rete di persone che sono persone che in un certo momento ti danno quello che vuoi, ti fanno sentire importante, però poi dopo lavorano in qualche modo per ottenere da te quello che vogliono loro. Ok? Questo succede, bisogna rafforzare se stessi, il credere in se stessi, il puntare su di sé. Il mettere proprio, ascoltarsi perché ci sentiamo manipolati e poi ci lasciamo manipolare perché non ci siamo abbastanza ascoltate. Perché anche le persone sensibili cioè danno più credito agli altri che a se stesse, e questo le porta a non ascoltarsi e quindi a non dare retta alla propria intuizione. E la forza della sensibilità, quando noi riusciamo ad ascoltare i nostri bisogni, non ci prosciughiamo più, ci diamo il permesso di realizzarsi, questo poi è quello che è successo anche a, diciamo, a Francesca, Anna, Simona, direi a quasi tutte le persone con cui ho lavorato, che hanno dovuto creare darsi il permesso di prendersi cura dei loro bisogni, creare le opportunità di ascolto e di soddisfazione, riconoscimento e soddisfazione dei loro bisogni per creare la loro soddisfazione e poi di conseguenza poter essere altruiste, ma in un modo sano, in un modo che non mette loro, diciamo, a repentaglio la loro autostima. E in questo modo hanno anche alcune migliorato proprio le loro relazioni, alcune come
non faccio nomi, ma diciamo, hanno proprio anche imparato ad evitare le situazioni di abuso emotivo, no? E altre invece hanno imparato a comunicare i loro bisogni senza sensi di colpa, oppure a prendere le loro decisioni senza più chiedere il permesso, ma comunicando: ho deciso questo è quello che voglio per me, questo lo faccio, no? E di testimonianze, diciamo che ne ho avute tante nel corso. Ciao, buonasera Nuccia, ciao Enzo e buonasera Maria, ok? Quindi questo è quello che accade, che mi testimoniano le persone in seduta. Poi chiaramente, essendo che la loro privacy va, come dire, tutelata, non faccio nomi, ma queste, diciamo, sono i miglioramenti, i risultati, i progressi, le manifestazioni che le persone possono davvero, come dire, sperimentare nella loro crescita, nella loro vita, di riuscire a essere più padrone della loro vita, dei loro bisogni, delle loro, sì, della propria energia, senza essere vittima di manipolazione, anche di abusi a volte verbali, di vario tipo, e ristabilendo i confini del proprio rispetto, dell'autorispetto e del farsi rispettare, perché questo è anche molto importante, imparare a farsi rispettare. I confini aiutano a questo, no? Il terzo, diciamo, errore che impedisce alle persone sensibili di essere forti è quello di non credere in se stesse e quindi farsi sopraffare da situazioni e persone stressanti, pressanti, che chiedono, specialmente questo accade sul lavoro, e sviluppando la forza interiore ci si può liberare dal senso di impotenza. È successo a Raffaella, a Elena, a diversi miei clienti che invece di continuare a sopportare situazioni di sfruttamento e di atteggiamenti poco rispettosi da parte dei loro capi su di loro o dai colleghi di lavoro, una volta che hanno appunto sviluppato la forza interiore, hanno scoperto la possibilità, che prima manco prendevano in considerazione, di poter affrontare le persone che le mettevano sotto pressione, di poter dire la loro, no? Di poter far valere le loro ragioni e di diventare più assertive, più sicure anche nelle loro decisioni. Questo ha portato entrambe a cambiare lavoro dopo parecchi anni di sottomissione a situazioni un po' pesanti. Quindi è importante intanto imparare a darsi il permesso, perché spesso le persone sensibili sono persone che sono cresciute in un ambiente passato dove non avevano voce in capitolo, non potevano far sentire la loro voce e non si davano la possibilità di emergere, di farsi sentire. E quindi è tutto un qualcosa da guarire il passato, comprendere che il passato è concluso e quindi mettere una conclusione a quello che è il passato e aprirsi, a aprire le porte a un nuovo futuro dove la forza e la sensibilità si sposano, perché non è vero che non possono sposarsi, non è vero che essere forti significa essere insensibili, anzi. È un falso mito. Sviluppare la forza emotiva non significa chiudere il cuore. Cuore, coraggio è anche la radice della parola coraggio. Per avere coraggio ci vuole forza. Quindi c'è la forza del cuore. È un potere infinito, un potere grande che noi dobbiamo darci il permesso di far emergere proprio dalla nostra anima. Quindi essere forti non significa essere insensibili, non significa chiudere il cuore, ma imparare a gestire anche le proprie emozioni. Una parte importante della masterclass forte e sensibile che ci sarà a settembre è proprio la gestione delle emozioni, imparare a comprendere il linguaggio attraverso il quale il nostro vero sé ci parla. Le emozioni sono un linguaggio in cui il nostro vero sé ci dice delle cose, dobbiamo imparare ad ascoltarle, a comprenderle, ok? Si può avere equilibrio emotivo, come hanno fatto Santina e Barbara, che adesso riescono a non cedere più alle provocazioni dei loro compagni. Hanno integrato la forza e chi ha integrato la forza con la sensibilità
riesce a gestire molto meglio le sue emozioni, le sfide quotidiane e mantenere meglio anche la calma nelle situazioni sfidanti e laddove ci sono persone che o apertamente o subdolamente ci vogliono, diciamo, provocare o manipolare. Le persone sensibili si pensa che non possano essere delle leader, e questo non è assolutamente vero, perché nel momento in cui noi sposiamo la sensibilità con la forza del cuore, l'altruismo con l'essere prima di tutto altruisti verso noi stessi, quindi avere nutrimento dentro di noi di quello che ci fa star bene, abbiamo una possibilità in più di aiutare gli altri e di guidarli, quindi possiamo proprio passare da vittima a creatrice, da, come dire, croce rossina, salvatrice degli altri, no? Perché ci sono i ruoli, no? Anche della salvatrice, della croce rossina, a guida per gli altri. Allora, un conto è la croce rossina, no? Che si svena per chiunque e che poi non viene mai riconosciuta e mai ricompensata. Buonasera Maria Assunta. Santina dice: brava, posso affermare che invece la sensibilità, quando la riconosci, è una forza preziosa. Grazie Santina, so che puoi affermare questo perché lo hai sperimentato ed è così, ed è proprio così. Quindi quello che stavo dicendo, me lo sono dimenticata, è che noi possiamo, non se me lo ricordo, stavo dicendo che possiamo, sì, giusto. Passare da vittime a creatrici, vittime creatori, perché anche gli uomini sono sensibili, anche loro hanno la loro sensibilità, e passare da croce rossina a guida, perché la croce rossina è qualcuno che si dà agli altri, anche se non viene richiesto, anche se non viene riconosciuto, prima ancora di aver dato a se stessa. Invece, se io imparo ad ascoltare i miei bisogni, ad esprimerli, a tenerli in considerazione, riconoscerli, prendermene cura io stessa, allora poi quando ho guarito me stessa, ho dato a me stessa, sono colma, traboccante, allora posso anche essere una guida per gli altri. Molte persone sensibili sono delle potenziali guide per altre persone. Ma se non acquisiscono il valore di se stesse, il credere in se stesse e accogliere anche la loro leadership, perché io ho conosciuto persone che hanno una forte capacità di leadership, ma non l'accettano perché associano la leadership, la forza, a un tratto negativo di insensibilità. Ok? Proprio quest'estate ho conosciuto una ragazza con una forte carica di leadership, che diceva apertamente: ma io non accetto questa cosa qua. Perché? Perché poi la croce rossina prevale e quindi non riesci a fare quel salto di diventare guida. Allora, se tu ti fai male, c'ha nella sua borsetta, c'ha l'aloe, c'ha tutto, il cerotto, tutto per farti stare di nuovo bene, l'antizanzara, il dopopuntura, tutto quello che serve, ma quando comincia a catalizzare l'attenzione di persone che vedono in lei una figura di riferimento, e questo ha raccontato di un episodio proprio della sua vita in cui aveva seguito la sua intuizione di portare avanti una battaglia importante, diventata un punto di riferimento, ha avuto poi un crollo perché ha fatto fatica ad accettare questa cosa qua, perché l'eccesso di sensibilità poi fa sì che noi abbiamo anche paura del nostro potere, paura del nostro potenziale di ascendente, di impatto sugli altri. Allora ci vuole la forza interiore, credere in se stessi per poter darci la possibilità di esercitare il nostro potere, di guidare gli altri. Perché credo che sarete d'accordo, ditemi se siete d'accordo, ci mancano un po' delle figure di leader che vogliono il bene comune. È più facile trovare leader che vogliono un bene personale, come dire, un bene egoistico, no? Ma quanto ci sarebbe bisogno di un mondo in cui le leadership sono leadership illuminate, leadership altruiste, leadership che hanno la capacità di, come dire, di fare il bene comune.
non so se siete d'accordo su questo, ma c'è bisogno di questo. E quindi la mia idea, adesso il mio sogno più avanti sarà quello proprio di dare, di mettere questi semini, di dare questa input importante, di creare anche una forma mentale di comprendere che forza e sensibilità sono perfettamente integrabili, anzi sono una risorsa pazzesca per poter andare dove vogliamo. Anche a livello non solo personale, prima di tutto personale naturalmente, ma poi anche a un livello sociale. Bisogna anche creare una cultura dove la sensibilità non è da sfigati, ma è da persone forti che hanno impatto. E questo per me è molto molto importante. Quindi che le persone sensibili non possono essere leader non è vero. E poi l'altra cosa che, l'altra diciamo falso mito, come si suol dire, è che la forza è solo per chi è naturalmente forte, no? Se io sono, se sei forte, se sei nato forte, se sei debole, sei debole, ma anche questa cosa, vi assicuro, non è vera. Intanto, in primis, perché la forza è una qualità della nostra anima e noi siamo anime tutti quanti, sia persone sensibili, sia persone non. La forza è una qualità dell'anima. Tutti noi l'abbiamo e tutti noi possiamo svilupparla. Le qualità dell'anima hanno proprio questa caratteristica che a volte nasciamo che l'abbiamo già sviluppata perché in altre vite abbiamo fatto già questo lavoro, a volte l'abbiamo sviluppata male perché magari siamo stati combattenti, guerrieri, l'abbiamo usata male, la forza, e quindi non vogliamo più usarla in quel modo lì e quindi all'inizio della nostra vita facciamo esperienze di debolezza che ci permettono di compensare con la sensibilità. Ma una volta che la sensibilità l'abbiamo acquisita, e qua su Bridges of Light, chi mi sta seguendo sono sicura, siete tutte persone, diciamo, non siete teenager, quindi non siamo adolescenti, non siamo piccoli, abbiamo fatto già tanta esperienza in cui abbiamo alle spalle tanta esperienza di una sensibilità che non si è accompagnata con la forza, no? Quindi che ci ha indebolito. Allora, la debolezza non è una qualità dell'anima, quindi non ci appartiene. Quindi non raccontiamocela che, eh no, ma io sono debole, eh no, ma io la forza non ce l'ho, non esiste. La forza è una qualità dell'anima, ce l'abbiamo tutti, a volte ce l'abbiamo già sviluppata, alcuni effettivamente sono più naturalmente forti, altri non ce l'hanno sviluppata, ma non significa che non possono svilupparla. Anche le persone sensibili, anzi a maggior ragione le persone sensibili, possono sviluppare una forza incredibile, una forza nuova, magari nuova anche rispetto a quella che hanno sviluppato in vite passate e che non vogliono più, una forza adatta al loro carattere, alle loro esperienze e a quella che è la loro missione nel mondo. Quindi forte e sensibile sì, vi aspetto e vi invito di nuovo per chi si è collegato dopo, per chi è presente solo adesso, che vi sto invitando con gioia e con amore alla masterclass Forte e Sensibile, che è una masterclass gratuita che sto mettendo a punto da un anno e che partirà adesso a settembre con delle novità. Scrivete info nei commenti per poter partecipare a questo evento che ci sarà a settembre, il 10, l'11, il 12 settembre. Ci sono due orari, quindi potete scegliere l'orario più consono per voi, o alle 12 di mezzogiorno o alle 21 della sera, 1221, un numero palindromo che si può leggere uguale da destra a sinistra, da sinistra a destra. E come dicevo anche all'inizio, per me i numeri palindromi sono molto importanti. Io vedo spesso numeri doppi, ma molto 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 più spesso i numeri palindromi sono i numeri attraverso i quali gli angeli si rivolgono a me più frequentemente. Un giorno farò una diretta per spiegare questo, sto ancora indagando e magari parleremo anche di questo, dei numeri, degli angeli dei numeri. Per informazioni o per iscrivervi a questa masterclass totalmente gratuita, dove vi farò fare già dei primi progressi nella gestione delle emozioni, nel superare l'insicurezza, le paure e le nostre resistenze, per acquisire maggiore forza. Quindi, se volete scrivete ancora info nei commenti e adesso andiamo a fare quella che è una meditazione con gli angeli. Ma prima mi piacerebbe, oltre ai vostri info, buonasera la S, non so come
come ti chiami? Buonasera Maria Assunta, ti ho già salutato. Prima di tutto questo voglio capire se questo tema vi risuona e ancora avere altre testimonianze di quali sono i vostri problemi, le vostre difficoltà con la sensibilità. Ok, Giusy aveva già parlato prima, a questo punto mi piacerebbe sapere da voi appunto se vi ritrovate. Alessandra, ciao Alessandra, no, non devi scusarti. Se vi ritrovate in alcune delle cose che ho detto, in quali in particolare, se vi capita di sentire che la vostra sensibilità può essere stata per voi nella vostra vita una fonte di debolezza, l'avete interpretata come una debolezza, una fonte di difficoltà, e quali sono le difficoltà che la nostra sensibilità ci porta a vivere, soprattutto nelle relazioni, ma in primis nella relazione con noi stesse, perché la nostra sensibilità spesso ci porta a non credere in noi stesse. E magari, una cosa che non so se vi è mai capitata, ma ho visto spessissimo, senza accorgercene, quella persona dice una cosa, ah beh, deve avere sicuramente più ragione di me, solo perché l'ha detto qualcun altro, cioè come dire, come se gli altri avessero più autorevolezza di noi. Allora, questo non significa che noi dobbiamo pensare che non possiamo prendere spunto, informazioni, come dire, opportunità di automiglioramento dagli altri. Spero che vi sentite perché continuano a telefonarmi, sto chiudendo delle telefonate che mi stanno arrivando perché sono sul cellulare. Allora, una cosa che le persone sensibili, una problematica che possono avere è proprio nella relazione con se stesse, con il proprio valore, con dare credibilità prima di tutto a se stesse, quindi con la propria sicurezza. Isabella dice: secondo me la mia sensibilità mi ha portato a creare un muro di protezione verso gli altri. Grazie Isabella. Effettivamente, spesso quando siamo tanto tanto sensibili ci sentiamo anche tanto tanto vulnerabili. E questo per forza di cose non è un errore, ma è un'arma a doppio taglio, sicuramente ci porta a creare un muro di protezione per non essere feriti dagli altri. E questo muro di protezione lo chiedo anche a te, Isabella, in che modo ti limita nella tua realizzazione? Perché da un lato è giusto proteggersi, e questo è importantissimo, perché non dobbiamo farci sottomettere, ma dall'altro lato dobbiamo aprire una porta attraverso la quale noi possiamo manifestarci nel mondo, esprimerci. Possiamo manifestare il nostro potere, la nostra volontà, i nostri desideri. Titti dice: sensibilità tanta, ma ci metto molta forza. Perfetto, quindi sei nel posto giusto. Forza e sensibilità lo stai già mettendo in sintonia, perché proprio si tratta di sintonizzare ogni volta la forza con la sensibilità per non perdere l'autenticità, cioè non metterci una maschera di forza, perché anche quando le mie clienti riescono a magari essere padrone delle situazioni in tante situazioni, però poi a volte succede che non sempre hanno il controllo, no? A volte non si riesce, ma se io credo in me vado avanti. Isabella dice: mi perdo occasioni, sento di valere poco e quindi rinuncio. Ecco, questa è un'altra tipica cosa delle persone che hanno paura, perché la paura proprio ci porta ad avere i paraocchi, no? E a sentire poi di non valere, a rinunciare per paura di non farcela. Cristina dice: essere emotiva è una forza di sensibilità. Sì, essere emotiva in un modo in cui tu perdi, diciamo, sei in balia delle tue emozioni, è una forma di sensibilità, perché le persone sensibili proprio sono molto impulsive, molto reattive. Io sono sempre stata una persona sensibile e ancora oggi sono molto impulsiva, molto reattiva. Non è che
noi guariremo 100% e smetteremo per sempre di avere le problematiche che avevamo prima. No, perché comunque avremo sempre paura, saremo sempre sollecitati da qualcosa che ci tocca nel profondo, perché comunque siamo persone sensibili, ma la forza ci permette di mettere un recinto rispetto agli altri, guardarci dentro, sapere come farlo, creare una buona relazione con noi stesse, conoscerci, conoscere cosa ci sta dicendo il linguaggio delle emozioni, cosa ci stanno dicendo le emozioni, cosa ci sta dicendo il nostro vero sé attraverso le emozioni, perché la forza che noi vogliamo sviluppare è la forza di connessione con il nostro vero sé, che è la vera parte forte di noi, quella che ha il vero potere dell'anima dentro di noi. Allora lì, anche se le sollecitazioni esterne ci creano un'emotività, abbiamo gli strumenti per guardarci dentro come si deve, per comprendere cosa vuole il nostro vero sé da noi e poi farlo, comunicarlo, agirlo. Titti dice: vero, sono stata molto ferita e quindi di conseguenza non ho voluto ferire, ma proteggermi dando forza alla mia persona. È una buona strategia, ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. E c'è anche qualcosa in più che si può fare, si può andare oltre a rafforzare, utilizzare l'emotività, utilizzare la sensibilità, utilizzare anche la vulnerabilità per creare una migliore relazione con noi stessi. Vedersi, mi vedo, è molto importante, mi vedo, guardo, vedo me stessa, quindi manifesto la mia identità, lavorando sul mio valore, sulle mie emozioni, sui miei desideri che diventino degli obiettivi realizzabili. Quindi proteggersi, ma cosa faccio dopo che mi proteggo? Ecco, lì c'è da un lavoro, proprio un lavoro, una creazione di una buona relazione con se stessi. Dopo il muro può scendere, perché ho compreso i miei bisogni, li posso esprimere, li posso comunicare quello che ho risentito nella situazione. Posso andare verso le altre persone di nuovo, ok? Perché poi siamo esseri anche che hanno bisogno di trarre soddisfazione dalle loro relazioni. Siete d'accordo? La tentazione di essere, come dire, autarchici, ogni tanto ce l'ho anch'io, però poi in verità adoro gli altri, adoro il contatto con gli altri, il mio lavoro è fatto di contatto con le persone. E mi piace avere buone relazioni sia con le persone che lavorano con me, ma anche con le persone che mi circondano. E non voglio essere aperta a solo professionalmente, voglio essere aperta anche nelle mie relazioni quotidiane, di tutti i giorni, no? Avere intorno a me persone, figli, amici, ex compagni, nuovi compagni con cui avere, trarre soddisfazione, piacere nelle relazioni. Sicuramente sarete d'accordo che se mi faccio zerbino faticherò ad avere delle relazioni che mi soddisfano, perché nessuno zerbino è soddisfatto di essere quella roba lì. Sì, infatti, dice Santina, grazie. Ok? Quindi è importante cominciare a mettere in moto i motori, cioè accendere i motori, stabilire una rotta. Quindi mettere una rotta e far partire la nave dal porto per andare, per chiudere con il passato, darlo per concluso e andare, veleggiare, aprire le porte, aprire gli orizzonti ad un futuro dove io posso sentirmi più realizzata, più contenta di me, credere in me stessa, scommettere su di me, andare verso quello che voglio, ok? E non rinunciare e non annullarmi. Ok? Se avete altre condivisioni da fare su proprio la sensibilità o chi ha detto che mette anche la forza, in che modo la forza può aiutarci ad essere persone sensibili più soddisfatte? Perché forza e sensibilità è quel connubio che io voglio promuovere come primo passo nel mio mondo per creare contentezza,
soddisfazione, lasciare andare l'autocritica, perché poi il passo successivo è imparare a dire di no agli altri per dire di sì a se stesse, riconoscere e amare chi siamo e poi piano piano riconoscere e amare quella che è la nostra missione, quelli che sono i nostri sogni nel cassetto, quello che noi vogliamo e desideriamo e andare verso la loro realizzazione. Ok? Quindi, se non ci sono altri interventi, passiamo alla nostra meditazione finale con gli angeli, che è sempre un momento molto ispirante e che spero vi possa ispirare anche oggi, anche a voi. Tante persone mi hanno scritto che grazie alle meditazioni fatte sia su Bridges of Light o su altri sui canali YouTube, dove io ho postato meditazioni con gli angeli, con gli arcangeli o di altro tipo, che le fanno spesso e si trovano bene, quindi spero sempre con queste meditazioni che mi arrivano di contribuire, dare un contributo al benessere. Gli angeli nel mio lavoro sono importantissimi, sono arrivati da me nel 2010 e da allora, diciamo, guidano tutto quello che, diciamo, è la mia, il mio lavoro, la mia crescita personale e nella mia vita hanno portato questo cambiamento, nel senso che io ho sempre prima fatto lavoro di crescita personale, ho sempre frequentato anche delle scuole di meditazione, perché ho sempre stata alla ricerca del mio vero sé, cioè di una parte di me che sia divina. Come posso fare esperienza del divino in me nella mia quotidianità? Come posso contattare questa luce interiore? Proprio ieri lavoravo con Katia, una ragazza, una signora, che durante la meditazione ha contattato la sua luce, ha sentito proprio che era la luce che la guidava, si è sentita proprio, ha sentito vicino a sé una presenza angelica, qualcosa che l'ha aiutata e ha potuto riscrivere la sua storia, come l'avrebbe voluta vivere, ha potuto sentire dentro di sé come una storia diversa da quella che ha vissuto, dove le sofferenze non erano più solo quello che è accaduto, ma non l'ha fatto con la mente, non è stata una cosa mentale, è stata un insight, una connessione col vero sé che l'ha guidata a creare dentro di lei una nuova sensazione di se stessa, una nuova narrazione di sé e del suo passato e delle sue potenzialità per il futuro. Quindi la connessione col vero sé è un qualcosa che io una via che avevo già prima, ma che mi hanno mostrato più chiaramente gli angeli e che io promuovo nel mio lavoro, cioè portare le persone alla connessione col loro vero sé. Che cosa significa avere consapevolezza di se stessi, del proprio valore e come questo può essere sempre ricontattato. Cioè, quando io perdo la direzione, ho delle idee chiare per ritornare in connessione con chi sono io. Sono io veramente, qual è la parte di me che mi può portare dove voglio. La forza, come dicevo, è una qualità dell'anima, quindi ci appartiene, quindi non esiste, ripeto, non esiste che la sensibilità sia un sinonimo di debolezza, perché la sensibilità a livello di qualità dell'anima contiene in sé la gentilezza, la dolcezza, l'amore, la comprensione, la compassione, l'altruismo, la generosità e come qualità dell'anima, se noi l'accompagniamo con la debolezza, stiamo andando contro la nostra anima, perché la debolezza non è una qualità della nostra anima. La sensibilità sì, la debolezza no. E questo deve essere molto chiaro, mi piace fare questa chiarezza. E quindi invece la forza è una qualità dell'anima, quindi sensibilità e forza non solo possono, ma devono essere sposate per essere la nuova te più in linea con chi sei veramente. Vedo che non ci sono più, prendevo tempo, vedo che non ci sono più domande e interventi, quindi chiudiamo gli occhi. Facciamo qualche respiro profondo, inspiro ed espiro. Ad ogni respiro scendo più profondamente dentro di me. Permetto all'aria che riempie i miei polmoni di
ripulire la mia energia dalle tensioni, dalle preoccupazioni. Cerco di rilassarmi sempre di più ad ogni respiro. Immagina di trovarti in uno spazio sacro, sereno. Potrebbe essere un bellissimo giardino, una foresta tranquilla, una spiaggia al tramonto, all'alba. Un luogo sicuro per te, dove ti senti protetta, amata, protetto, amato. Visualizzalo, sentiti lì ora. E senti che in questo spazio, piano piano, arrivano i tuoi angeli custodi, chiamali vicino a te, dagli il tempo di arrivare. Sono quelle entità di luce che ti guidano, ti proteggono. Immagina una luce calda, dorata che ti avvolge, una presenza amorevole che ti rassicura. Gli angeli ci sono sempre con noi, sono sempre pronti ad aiutarci. Prendiamo consapevolezza di questa presenza. Buonasera, Barbara. Quanto è triste per una persona che ci sta vicino rendersi conto che noi non la consideriamo, non ce ne rendiamo conto. Pensate a questi angeli custodi che sono con voi, vi sono vicini e voi li ignorate. Prendetevi un momento con il cuore aperto, sincero, per rivolgervi a loro, anche se non li percepite. Ma loro ci sono. Considerazione. Vogliamo tanto essere considerate, considerati. Diamo questa considerazione a quelle entità che ci guidano, che ci sono vicino, ci proteggono. Rivolgiamoci ai nostri angeli, chiediamo di aiutarci, chiediamo loro di aiutarci a rafforzare la nostra forza interiore. Miei cari angeli, aiutatemi a rafforzarmi, a sviluppare la mia forza interiore. So che la mia sensibilità è un dono prezioso. Non voglio più che crei dei muri davanti a me. Chiedo il vostro aiuto per imparare ad usarla come fonte di potere, non di debolezza, di armonizzare la mia sensibilità con la forza, col coraggio, con la determinazione, con il potere, che è sulla qualità dell'anima. Visualizzate che gli angeli rispondono con una luce che scende dal cielo o che vi abbraccia, che emana da loro, che entra nel vostro cuore. Sentite questa luce che vi riempie. Sentite la calda sensazione di pace e sicurezza che arriva. Sentite A volte abbiamo bisogno di sentirci al sicuro per sviluppare forza. Allora permettiamo a questa luce, a questa presenza angelica di farci sentire al sicuro, di dirci non temere, non temere. Sono qui con te, siamo qui con te. Questa luce è una forza divina che gli angeli ci trasmettono, che ci aiuta a trovare la forza dentro di noi. Ogni respiro decidi che questa forza ti appartiene, che vuoi dare spazio nella tua vita, che vuoi andare ad esplorarla. Prendi questa decisione di andare incontro al tuo vero sé, alla tua vera anima, alla tua vera essenza. Prendi questa decisione di volerti riconoscere, di volerti amare. E riconoscerti vuol dire anche sposare la tua sensibilità con la tua forza, perché allora la tua sensibilità sarà autentica. Se no, non è autentica, perché non esprime chi sei veramente. Con ogni respiro senti questa forza crescere.
perlomeno la decisione di andare incontro alla tua forza, di svilupparla, sentila crescere. E ricevi l'amore e la protezione. Non sei sola nel tuo cammino. E non devi procedere da sola, non devi fare tutto da sola, da solo. Lasciati aiutare. Accogli l'aiuto, il sostegno, la guida. Gli angeli ti dicono sempre, non sei sola. L'aiuto di cui hai bisogno arriva sempre. Decidi di andare verso la nuova te, che è la vera te. La nuova energia che esprime, rappresenta chi sei veramente, nel tuo potere, nella tua sensibilità. Quanto è bella una dolce forza. Quanto le persone autorevoli sono forti e comprensive, hanno forza e comprensione. Quanto sarebbe bello nella tua vita sentire che puoi uscire dall'impotenza e sentire che puoi stare bene, che puoi dedicarti a quello che ti piace, che puoi creare la vita che vuoi, che puoi fare quello che è importante per te e vedere che quello che è importante per te, quando lo realizzi, ti fa stare bene anche con gli altri. Vedere che è possibile fare per te e non essere in conflitto con gli altri. Chiedi agli angeli proprio di darti la visione che questo è possibile. Perché spesso noi abbiamo sperimentato che il nostro potere disturba gli altri, ma non è quello che vogliamo, non è quello che il nostro vero sé vuole per noi. È una nuova realtà da creare. Il mio potere illumina gli altri, ispira gli altri. Mi dà la possibilità anche di aiutare qualcuno nel caso, ma io sono libera di procedere verso quello che fa bene a me, quello che mi rende soddisfatta. Sono qui su questa terra per realizzare me, non per realizzare gli altri. Ognuno è qui per realizzare se stesso e poi sostenere gli altri nella loro realizzazione. Come un figlio, non posso io fare per mio figlio o mia figlia quello che è venuto sulla terra a fare. Devo dargli la possibilità di fare per sé e io fare per me. Chiedi agli angeli di mostrarti i passi giusti per il tuo bene, per riconoscere chi sei, per darti il giusto valore. Credere in te stessa, superare le paure e andare incontro alla tua missione, ai tuoi sogni, senza indugio, senza procrastinare, senza rinunciare. Non sei sola. Ricevi dagli angeli un dono ora. Qual è il dono che gli angeli ti stanno portando adesso? Forse ti sembrerà che non è arrivato nulla, ma
Ma qualcosa arriva sempre quando chiediamo. Quindi chiedi ai tuoi angeli custodi un dono per te adesso e fidati della prima cosa che ti viene in mente. Può essere un pensiero, un'immagine, una visione, una parola, un oggetto. E condividi nei commenti il dono che hai ricevuto. Questo perché porta l'energia degli angeli ad essere manifesta in te e intorno a te. E l'energia degli angeli e l'energia del tuo vero sé sono molto simili. Quindi quando tu ti connetti con loro, ti stai connettendo con la parte migliore di te, quella che devi conoscere, quella che vuoi imparare a conoscere e a portare nella tua vita quotidiana, per avere la forza e la sensibilità autentiche che ti rappresentano. Qual è il dono? Vediamo chi di voi ha voglia di condividere il dono che ha ricevuto nei commenti. È sempre bello il momento in cui voi condividete i doni che ricevete. Sempre vi chiedo di condividerli perché ispira tutti quanti. Un dono che hai ricevuto da una di voi è come se fosse ricevuto da tutti. Se io condivido il mio dono, qualcun altro può, che non ha fatto mente, che non ha acquisito un dono, può sentire che gli risuona. Un pensiero, una luce, un oggetto. Ringraziamo gli angeli, perché anche se ci sembra di non aver ricevuto niente, sempre ci portano qualcosa, li ringraziamo per la loro presenza. Grazie Cristina, dicevo, ho ricevuto in dono un quadrifoglio, una buona fortuna. Grazie. Respira sull'energia di questo dono, respira e falla tua. L'inconscio si programma con dei simboli, con delle immagini. Quindi spesso i doni degli angeli sono un simbolo, un'immagine, un oggetto, appunto, una parola che programma il nostro inconscio. E sta a noi accoglierlo come un dono, qualcosa che un seme che germoglierà dentro di noi. Quindi ringraziamo gli angeli perché mentre ringraziamo facciamo nostro quello che ci hanno portato, anche se non ci siamo accorti di quello che ci hanno dato. E allora magari ci verrà un'intuizione, un pensiero, un'immagine, quello è il dono. Luce rossa, grazie Giusy. Respira questa luce rossa, lasciala penetrare nella tua coscienza, nella tua essenza. Permette appunto questa energia della luce rossa, questa vibrazione della luce rossa di programmare qualcosa di positivo dentro di te. E Milena dice una piuma di aquila. Anche questo vale la stessa cosa. La piuma d'aquila è potentissima come simbologia legata anche agli indiani d'America. Grazie Cristina, grazie Giusy, grazie Milena di aver condiviso i vostri doni. Che già solo a leggerli creano anche in me e credo anche in tutti voi che leggete o che ascoltate io che li leggo, delle emozioni, delle sensazioni, delle programmazioni di buona fortuna, di potere, di connessione con le aquile, i grandiosi uccelli che hanno la visione ampia, vedono tutto dall'alto. A ognuno quello che gli viene stimolato. Quindi ringraziamo i nostri angeli per la loro presenza, per la loro guida. Sappiate che quello che vi hanno dato rimarrà come un germoglio dentro di voi, come un seme. Magari all'inizio non si vedrà, ma se voi lo coltiverete, se voi
darete nutrimento con un lavoro su voi stesse, con cime, nutrimento, annaffiate questo seme, prima o poi verrà fuori, germoglierà come una pianta. E quindi sorridete, sapendo che ora portate con voi questo nuovo seme della forza interiore, dolce ma potente. Una forza pronta a sostenervi e a guidarvi a fare le scelte giuste per voi. Ringraziamo gli angeli. Piano piano, se avete ancora qualche dono da condividere, saremo felici di sentirlo, di leggerlo. Se no, riapriamo gli occhi, torniamo qui. E per salutarci, per darci appuntamento alla prossima diretta, che sarà verso, non mi ricordo più quando sarà, a settembre, la prossima diretta. E per chi lo vorrà, l'invito ve lo rinnovo ancora una volta, ci diamo appuntamento a settembre, 10, 11, 12 settembre, una masterclass gratuita, una sfida per unire forza e sensibilità. E qualcosa che ci permette di esprimere meglio chi siamo, la nostra essenza. Quindi io vi aspetto, vi invito il 10, l'11 e il 12 di settembre, o alle 21 di sera o alle 12 di mezzogiorno, scegliete voi. Sceglierete voi poi qual è l'orario migliore, ma se scrivete info nei commenti adesso, o anche in differita seguirò abbastanza più da vicino questa masterclass, potete scrivere info nei commenti qui o cercare su Bridges of Light il post dove ho scritto che cerco persone sensibili e scrivere info lì e io vi contatterò per darvi le informazioni in modo che voi possiate capire se partecipare a questa masterclass o se fare questa esperienza molto bella insieme a me. Grazie a tutte voi che avete già scritto info, grazie Maria, grazie Giusy e dopo vi risponderò una a una. Non sono riuscita a trovare in agenda quando sarà la prossima diretta Facebook qui su Bridges of Light, ma la vedrete al momento giusto. Intanto io vi aspetto per il 10, 11, 12, vi mando un abbraccio grandissimo e alla prossima. Ciao!